Ciao Romeo, buon dia a tutti, però che gruppetto, a parte Francesca Mascolo. Ciao Francesca. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Per il resto c'è gente competente, Giuseppe Falci, Giuseppe Falci. Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Federico Casotti, quando c'è aria di Champions, di calcio internazionale, io lo voglio qui sempre. Ciao Giuseppe. Senti Federico. Questa musichetta, ciao a tutti. No, quest'anno non mi interessa la musichetta, mi avevi fatto sognare col Feyenoord, devo dire, siamo arrivati a un passo e poi ai rigori. Solito fallimento del Feyenoord contro la Roma, Falci e Agresti, coppia di fatto, qualcuno dice. Ricordo a tutti che tra una ventina di minuti o poco più entrerà l'avvocato Cataldo in treni, perché qualcosa da chiedergli abbiamo su queste storie di talpe, dossier, carte passate e tanto altro. C'è anche il caso Suarez di mezzo, credo che ci meritiamo quando emergono le cose, poi quantomeno di capire bene come siano andate le cose, se non di rivendicarlo. Allora, io, miei cari, partirei un attimo dalle partite di ieri. Federico, chiedo a te all'inizio, Bayern-Lazio 3-0, pari facile, non so, c'è qualcosa da dire? No, beh, che la Lazio aveva fatto un'impresa all'andata, ma che se andavamo a vedere lo storico del Bayern, anche il Bayern di quest'anno, che non è un Bayern brillante, però è una squadra che in casa, se ha negli ottavi di finale, anche in passato, insomma, metti, magari perde la gara d'andata fuori casa, ma all'Allianz Arena non hai scampo. Alleggevo anche chi diceva, ma la Lazio ha sbagliato a non chiuderla, ma secondo me il Bayern avrebbe vinto 4-0 invece che 3-0 al ritorno. Cioè, mi sembra che la differenza... Comunque, cioè, io penso che il Bayern, un po' come il Paris Saint-Germain, le due squadre di ieri, secondo me, finché sono in corsa, chi le sottovaluta per la vittoria finale fa un errore gigantesco. Sono squadre che non vanno mai date per morte. E il Bayern, peraltro, c'ha Kane, che è vero che quest'anno quasi sicuramente non vincerà la Bundesliga, no? Però viaggia sui numeri di Lewandowski, quindi degli anni passati. Quindi anche ieri la differenza l'ha fatta in parte anche il fatto che da una parte c'era Kane e dall'altra, insomma, Immobile, che arriva, che ormai, insomma, quest'anno mi sembra che abbia proprio imboccato il com'è nell'ordine delle cose, insomma, un po' il viaggio. Ma anche se segna là, secondo te, se segna Immobile al 30esimo va 0-1, tu dici comunque finisce 4-1. Sono partite che il Bayern non le sbaglia. Romeo, tu che impressione ti sei fatto? No, sposo totalmente quello detto Fede. C'è stata quell'occasione di Immobile sullo 0-0 che magari avrebbe potuto un po' spostare, ma per venire al ragionamento di Fede sarebbe finita 3-1, 3-4. Però insomma, sai che c'è, che subentra anche un po' di panico, di frenesia, di ti scopri. Sì, però ieri li ho visti davvero carichi, consapevoli della propria forza. Non ho mai creduto neanche per un secondo che la Lazio potesse passare, sono sincero. Allora, il libraccio vicino alla Rinascente non è il libraccio vicino alla Rinascente, ma l'altro, è quella in centro, a via Vittorio Emanuele. Lo abbiamo detto e lo ridiremo anche vi sei sabato. Anzi, sai che ce n'è un'altra che ti do, dovrei darti ora. Vabbè, ora vediamo un attimo, aspettate. Lo dico al mio... Tra l'altro sei poco professionale, caro Zampini, perché oggi avremmo dovuto aprire con questo terremoto in casa Juventus Women. Ora ne parliamo di tutto. Ti svegli, salta l'allenatore, c'è tutto da ricostruire. Chi arriverà? Abbiamo già un nome. E soprattutto perché? Soprattutto perché? Perché, caro Falci, da un momento all'altro, Montemurro, al quale era stato rinnovato il contratto, in maniera molto soft, elegante, ma viene messa alla porta. Come mai? Falci non rispondi più, non chiacchieri più. No, Falci, ma guarda, io sono poco informato sul calcio. Mi affido però a uno dei miei amici che mi ha scritto. Ha perso la semifinale di andata di Coppa Italia, ma questa stagione è stata disastrosa e a lui la campagna acquisti l'hanno fatta pure importante. Non c'è stato il salto di qualità, evidentemente i rapporti con spogliatoio e dirigenza erano tesi. È così? A me risulta una cosa, e oggi la posso dire, che una settimana prima del playoff Champions perso, che poi ha fatto saltare in aria sostanzialmente la stagione, Montemurro stesse parlando con la Federazione Americana, contattato quindi per questo incarico. Cos'è successo? Che dalle mie umilissime ricostruzioni
Montemurro a un certo punto ha incontrato la dirigenza e ha detto loro: io sto parlando con la federazione americana, che facciamo? Mi rinnovate il contratto? Lì la Juve si è trovata un po' in una situazione complicata, perché ti ritrovi a pochi giorni dalla partita delle partite. Cosa fai? Cioè, cambi allenatore così, chi prendi? Quindi in maniera un po', diciamo così, forzata, la Juventus gli ha rinnovato il contratto. Ma quel passaggio di Montemurro col dialogo con la federazione statunitense è stato il vero punto di non ritorno, da quello che poi mi risulta, con rapporti che si sono trascinati all'epilogo di oggi. È ovvio che ne esce bene, secondo me, Bragin, perché era in scadenza di contratto e sostanzialmente la proprietà gli riaffida il rilancio di questo progetto, che in questo momento è una fase di stanca. Uno dei nomi che circola per la prossima stagione, perché questa la concluderà interim Giuseppe Zappella, che era il vice di Montemurro, il nome che circola è quello di Susanne Bakker, che a giugno saluterà l'Ajax. Quindi cerchiamo di rosso Susanne Bakker, che ha chance di diventare la prossima coach della Juventus Wien. Bene. Ajax, esatto. Rausen, mi sembra l'emozione olandese per Federico Casotti. Hai studiato come fa a giocare la Bakker, l'Ajax femminile, caro Federico Casotti? Ce lo sapresti raccontare? Onestamente, l'Ajax Vrouwen, che è l'Ajax femminile, purtroppo non entra nei miei radar. Ma rimedierò. Esatto. Allora, io intanto ti chiedo ancora una cosa, Federico, sulle coppe e su ieri, perché riguarda il mercato Juve. Poi vi propongo di andare ancora qualche minuto sulla partita di domenica, cosa ci ha detto la partita, poi arriva l'avvocato Intrieri e poi con Romeo, e fin quando ci sarete tutti con tutti voi, andiamo sul futuro, gli aggiornamenti di Romeo sul discorso, le frasi di Branchini, di Allegri, la società, l'allenatore, il resto, dobbiamo parlare di tutto, Chiesa si è un po' sbloccato in campo, dopo parliamo un po' di tutto. Però ti devo chiedere prima, Federico Casotti, ieri si è detto che Giuntoli si è andato a San Sebastian a vedere Mikel Merino, se non sbaglio, centrocampista di 27 anni, spagnolo. Ti risulta? Cosa sai? Cosa non sai? Com'è il ragazzo? Ma il ragazzo è non è male per niente. È un centrocampista che, allora, lui di solito gioca nella Real Sociedad, è un 4-3-3, gioca, è il centrocampista di sinistra, però può fare anche occasionalmente l'interno in un centrocampo più esteso. È un giocatore che segna molto, si inserisce tanto, è un giocatore che, appunto, tra l'altro ha segnato anche ieri sera, ecco, incidentalmente, però è un giocatore che segna, che ha dei buoni impatti. Curiosamente quest'anno ha segnato sempre, quasi sempre nei minuti finali, ha fatto un gol a Mallorca praticamente all'ultimo istante, ed è un giocatore che effettivamente risponde un po' al tipo di identikit del giocatore che manca alla Juventus in questo momento, o perlomeno che potrebbe essere una pietra di ricostruzione per la prossima stagione, perché riesce a essere a una posizione abbastanza ben definita, riesce a garantire dei buoni inserimenti. Non voglio dire, io azzardo, la dico qua, tanto non ci sente nessuno, però potrebbe essere un'alternativa a Rabiot, qualora Rabiot dovesse... Quanto costa, fare, secondo te? Fede, quanto costa? Tanto, perché ha il contratto in scadenza nel 25. Quindi al momento non ha rinnovato, non dovesse rinnovare, chiaramente verrebbe via a un prezzo abbastanza di sconto. Aggiungo una cosa, che è una cosa secondo me molto importante per ragionare anche sulla ricostruzione, sulla costruzione della Juventus dell'anno prossimo: è il vice capitano della Real Sociedad. Il capitano è Mikel Oyarzabal, che però è stato infortunato nelle ultime settimane. Lui, quando è partito titolare, ha sempre avuto la fascia al braccio, e questo aspetto di leadership, secondo me, ha un suo peso, e secondo me deve avere un suo peso nella scelta degli elementi mirati per la Juventus dell'anno prossimo. Quindi secondo me può essere un buon identikit, al di là del fatto che si faccia poi effettivamente. Romeo, è vero, Fede, che lo chiamano il mago Merino?
Ragazzi, veramente posso dire, è già moratorio, ho visto l'Ana Merino, le cose, già mi ha stufato Merino, quindi spero che non venga. È un nome caldo, possiamo dire a questo punto. Appunto, qualcuno ha scritto nome caldo, l'Ana, no, ragazzi, un nome che scalda. Così è veramente impossibile. Però Romeo, dici, ti risulta qualcosa? È un profilo che la Juve può cercare? Cosa ti risulta? Lo stanno seguendo da parecchi mesi. Ieri Radio Mercato dice che Giuntoli fosse sugli spalti a osservare Real Sociedad Paris Saint Germain, quindi evidentemente è andata a vedere qualcuno, e tra questi Merino è un nome da tenere lì. Soprattutto aggiungo a quello che ha detto l'ottimo Fede, proprio, anzi, cioè, è quello lì il dettaglio: contratto in scadenza 30 giugno 2025 ti porta ad avere magari delle chance solide, perché se stessimo parlando di un contratto più lungo sarebbe il classico calciatore da 40-50, ciao, non ci arrivi più. Così invece è una situazione che la Juve sta seguendo. Però è vero, vediamo che orbitano sempre al centrocampo, no? Cioè, non stanno pensando anche agli altri reparti? Beh, fra centrocampo dobbiamo fare tanto e c'è, secondo me, il vero enigma è Rabiot. Perché se tu perdi Rabiot, devi farne due forti. Sì, però abbiamo in attacco un Chiesa che non sappiamo più ancora cosa. Intanto il centrocampo è la priorità. Poi se Chiesa. Centrocampo, ragazzi, è proprio. Il centrocampo, a prescindere dalla guida tecnica, che per me sarà un'altra, cioè non sarà più Allegri, è un discorso. È un discorso che devi rivedere. Cioè, il centrocampo non è competitivo con Allegri, questo non lo sarebbe neanche col Thiago Motta di turno. E lì devi intervenire, devi lavorare tanto. No, ricordiamoci che abbiamo ancora Fagioli, eh? Ce ne dimentichiamo, certo. Ma lui c'è. No, certo. Infatti, io credo che questo nome, il fatto che questo nome circoli, conferma in parte questa mia sensazione. Credo che la necessità della Juventus, al di là della valorizzazione, del fare un po' la conta sui giocatori che ci sono, ci sarà appunto il rientro di Fagioli, sicuramente rientra in questo. Credo che ci sia proprio un discorso di leadership, un'urgenza di una leadership da tappare, insomma, e a centrocampo la ricerca del nome, dal mio punto di vista, deve essere incentrata anche, se non soprattutto, su questo aspetto, al di là poi oltre ovviamente alla bravura, anche un discorso di carisma e di prendere in mano subito la situazione. Però lo sistemi il centrocampo con un innesto, seppur buono? Dipende anche un po', secondo me, dall'allenatore, cioè nel senso la sua idea di calcio, le caratteristiche, perché magari ci sono giocatori che in un altro contesto tattico potrebbero performare in un'altra maniera. Uno, no, dei temi per quanto riguarda il cambio di allenatore, però sono d'accordo con te che un innesto non basterebbe, però anzi, su Rabiot bisogna fare molta attenzione, perché veramente è una roba da tripla, sebbene poi ne parleremo, perché Rabiot aveva anche parlato bene di Thiago Motta, no, proprio da Zon, nell'intervista fatta da Alessandro Matri, se non sbaglio. Sì, corretto. Ha parlato molto bene, quindi... Ma secondo te, Romeo, il caso Rabiot, parliamo un attimo ora di Rabiot, dalla seconda parte, poi andremo su allenatore e tutto il resto, è il futuro a ogni livello, Branchini, mi interessa molto il vostro parere sulla situazione. E però, parlando ora dei giocatori, Romeo, Rabiot, tu immagini addirittura un possibile rinnovo stile anno scorso? Oppure basta a un certo punto, solo un anno? Non avrebbe molto senso, sebbene io lo dico subito, io sono un fan dei contratti a breve termine, perché spronano i calciatori a dimostrare e al tempo stesso fanno anche tutelare la società, perché questo è un altro passaggio che dobbiamo fare. Però non è che poi ogni anno non possiamo ritrovarci con Rabiot ogni febbraio, sì, esatto. Ma non resta. Ricordiamo che, tra l'altro, se dovesse rinnovare, non ci sarebbe neanche più il beneficio del decreto crescita, quindi se dovessi dargli, esempio, 8 milioni, più o meno quelli che prende ora, a te società ne costa circa 16. E la domanda da fare è: meglio dare 16 milioni lordi a Rabiot o prendere un altro calciatore con un ingaggio più basso ma spendendo di cartellino? Secondo me dipende, appunto, se ne fai una tua proprietà reale, conviene forse la seconda,
intendo dire, cioè se Rabiot, se Rabiot diventa sempre quello che l'anno dopo, se non ti rinnova lo perdi a zero, a un certo punto secondo me sono d'accordo con te, bella l'idea di rinnovare ogni anno, ma non è mai tuo sostanzialmente, no? Quindi io dico, un Rabiot che ti rinnova ora per 3 anni, fai l'investimento su Rabiot. Alcuni sono stufi, vedo in chat. Però di posso fare una domanda a Fede? No, esatto, esatto, ma siamo sicuri che sia... Cioè, io ho la sensazione che Rabiot, ormai questo è il 5° anno di Rabiot. Ci siamo incartati su Rabiot, dici? Sì. Alla fine, secondo me, per 4 anni su 5 Rabiot è stato aspettato dalla Juventus. Solo l'anno scorso Rabiot ha fatto una stagione pienamente all'altezza del suo valore e delle sue aspettative. Perché anche quest'anno io, insomma, non ho visto la stessa continuità della scorsa stagione. Io penso che anche, insomma, considerando poi anche il suo rapporto con Allegri e considerando quali sono le sensazioni anche poi eventuali sulla guida tecnica, io penso che si possa, che voltare pagina possa essere anche, possa essere un'opzione da prendere in considerazione. Ma Fede, secondo te Rabiot ha mercato internazionale? Ma seriamente, cioè, non parlo di abboccamento. Però a zero sì, a zero, a zero sì. A zero sì. Consideriamo che ad esempio l'anno prossimo in Champions ci sono anche squadre, non so, penso all'Aston Villa in Inghilterra, insomma, diciamo che ci possono essere squadre che magari non sono della primissima fascia del calcio europeo, ma che magari l'anno prossimo fanno la Champions e hanno una certa disponibilità di spesa, e lì potrebbe essere un tipo di giocatore che può fare gol, ma in generale a zero, con un contratto magari di non particolarmente lungo, potrebbe anche essere. Però io, al di là del discorso, allora dici perché alla Juventus 3 anni no e magari al Bayern no o all'Aston Villa sì, perché probabilmente il cambio d'ambiente a un certo punto può essere anche necessario per un po' per tutti e anche per lui. Ci può stare, ci può stare. Allora ragazzi, io direi facciamo... torniamo un secondo ora, così poi davvero andiamo sul futuro e su quello che è successo su Napoli. Chiedo allora a Francesca e Giuseppe, che non abbiamo ancora sentito, se a voi di tutto questo dibattito di questi 3 giorni è rimasta di più una buona partita della Juve, ma l'amarezza per i 0 punti, sono rimasti gli errori davanti soprattutto di Vlahovic, che poi ha fatto una bella intervista riconoscendo, anzi dandosi forse anche troppe responsabilità per l'errore, rimane la poca rabbia sulla respinta sul rigore in cui dormiamo e vanno 3. Cosa rimane nell'insieme? O di una Juve forse che non è all'altezza, che anche se gioca bene non vince le partite quest'anno? Francesca, Giuseppe e poi ovviamente anche Federico e Romeo. No, rimane, per me, a me è rimasto un po' un mix di tutto questo, cioè rimane sicuramente l'amarezza, perché comunque, insomma, gli errori si pagano e noi li abbiamo pagati prendendo 0 punti, però da una parte una piccola speranza, perché io ho visto comunque una buona Juve. Gli errori però sono stati superiori a questa piccola soddisfazione, e il rigore in quel modo è per dilettanti, e Vlahovic che non fa altro che sbagliare, no, tutto questo mi ha lasciato molta più amarezza di la domenica, perché poi ricordiamo che viene da 15 gol in campionato, cioè non è che stia sbagliando così tanto poi Vlahovic. Giuseppe, anche a te cosa rimane? Francesca prende il buono, no? Dice almeno stiamo crescendo. Ma io sono convinto che quella di domenica sia stata una partita spartiacque, cioè una sconfitta da cui ripartire. Così come i giornalisti bravi dicono che la sconfitta dell'Inter in finale di Champions col Manchester City sia stata una sconfitta che abbia forgiato, che abbia dato sconfitta poi, un quasi pareggio quello dell'Inter. Un quasi pareggio. Diciamo. E sia stata una sconfitta, diciamo, un quasi pareggio fondamentale per forgiare, per far crescere la squadra, quella di domenica sia una sconfitta di uguale portata. Dopodiché mi fai dire 3 cose su quello che avete detto prima. Vai, uno, certo. D'accordo con Federico, il Bayern Monaco è una delle poche certezze che abbiamo, quando gioca in casa vince, stravince, avrebbe vinto 6-1 se avesse segnato Immobile. Seconda cosa, rispetto al mio amico Agresti, Felipe Anderson lo voglio subito, ieri l'ho visto, mi è piaciuto un sacco, era l'unico che... Bravo! E lo vedo già al posto di Chiesa, guarda. Già sono andato a fare Felipe Anderson. Però fai carote e bastone, fai.
Che amarezza! Bello Felipe Anderson in più, ma al posto di Chiesa fa... è l'unico che segna meno di Chiesa come esterno d'attacco. Cioè, tra l'altro. Chiesa non segna, quindi non è... Vai col terzo, Giuseppe, così sentiamo da Romero se c'è qualche novità su Felipe Anderson. No, sul centrocampo io chiedo sempre di Coop Miners, perché lo leggo ogni mattina su un giornale di color rosa. Poi dopodiché... Ma perché leggi inizio... quindi il giornale di color rosa? Il primo giornale che leggo al mattino, prima del Corriere della Sera. Vai. Come l'avvocato Agnelli, dovete sapere, voi che siete tutti juventini e siete grandi conoscitori della famiglia Agnelli, il primo giornale che leggeva al mattino era la Gazzetta, alle tre lo leggeva, chiamava subito Candido Cannavò. La Gazzetta, comunque vabbè, oggi avrebbe chiamato Agresti. È vero, ti avrebbe svegliato alle 6 di mattina. Sì, ma io rispetto l'avvocato, ma alle 5 non avrei mai risposto. Ma tanto metti modalità aereo, avvocato, ci risentiamo dopo. Vabbè, ma intanto ti chiamava Giovanni Albanese e veniva a sapere le notizie da lui, l'avvocato. Però io alle 5 e alle 6 non mi si accendono le sinapsi. Ma magari sei ancora sveglio dalla serata? No, non più ormai. Io devo dormire nemmeno quando sei a Ibiza. No, beh, ma io devo dormire 8 ore, ragazzi. Senza 8 ore è abbastanza. Allora, Romeo e Fede, Romeo, a sto punto sulla partita, ma puoi pure dirmi qualcosa su Giuseppe che ha detto di Felipe Anderson? No, ragazzi, la partita... Oh, Felipe Anderson, siamo entrati nel vivo e presto si decide. Quindi la Juve la sua proposta gliel'ha fatta, neanche una dalla Lazio, farà sapere, ma siamo al dunque ormai. E, per quanto riguarda, sì, io sono d'accordo con Fra, che la Juve ha fatto una buona partita, ha avuto 6-7 occasioni nitide, una delle migliori Juventus per come sia stata interpretata la gara in questo avvio 2024, ma resta il fatto che abbiamo perso contro un Napoli che è il più disastrato di noi. Cioè, secondo me la vera notizia negativa è che tu hai fatto anche una buona performance, ma hai perso. Quindi significa che in questo momento non funziona niente. Cioè, non... E devo dire che i punti mi preoccupano, 5 in 6, tra l'altro 5 di cui 2 ne sono arrivati al 94esimo per la prodezza di Rugani, altrimenti staremmo parlando di 3 punti in 6 partite, avendo affrontato Empoli, Udinese, Verona e appunto Frosinone. In questo momento io onestamente non riesco a vedere il bicchiere mezzo pieno, perché no, se anche quando sei decente o tendente anche a una discreta partita non porti a casa niente, e andarci vicino conta solo a bocce. Fede, dice anche la tua cosa... Posso fare una domanda? Solo con Romeo, vai Giuseppe. È pensabile un cambio dell'allenatore in corsa se dovesse precipitare tutto fra Bergamo e fra Atalanta e Genoa? No, te lo dico No, non penso proprio, perché... non avrebbe molto senso a mio modo di vedere. No, perché poi se perde 4 partite di fila forse vedremo, se diventa quinto o sesto. No, a parte che poi dopo ne parliamo, le dichiarazioni di Branchini e tutto. Dopo dell'allenatore tra poco infatti. Cioè, noi stiamo confluendo verso un finale scritto. Però me lo dici dopo. Federico Casotti su Napoli. No, è una partita che la Juventus non meritava di perdere. Questo è abbastanza evidente, che però chiaramente va a inserire, cioè la partita sfortunata inserita in un contesto di risultati buoni ti passa inosservata, passa via, uno la prende come un incidente di percorso, come è normale che ci sia in un campionato. Inserita nel filotto delle ultime 5-6 giornate, chiaramente non, insomma, era l'ultima cosa che doveva capitare dal punto di vista di Allegri, perché già mancavano all'appello 7 punti dalla tabella di marcia delle partite precedenti. In più, una volta tanto, perlomeno nell'ultimo periodo, c'è stata una partita dove obiettivamente la fortuna ha girato male. Poi sulle singole situazioni, a cominciare dalla gestione di Nonge, è stato detto già tutto, e insomma non mi sento di aggiungere nulla a quello che è già stato detto e che si commenta da sé. Insomma, sicuramente, ecco, io non sono, sicuramente non l'avrei tirato via, ecco, però mi fermo qua. Allora, intanto saluto l'avvocato Cataldo Entrieri. Ciao Cataldo, buonasera a voi.
Ciao, Catania, ti disturbiamo solo per qualche minuto oggi. Fede, ti volevo chiedere una cosa. La cosa del rigore, la lentezza dei nostri sul rigore, lentezza, la leggerezza dei nostri sul rigore, dici che traiamo troppe conclusioni da un episodio invece anche un po' casuale? Oppure ci si Sulla ribattuta, dici? Sulla ribattuta, sì. No, e sulla ribattuta in realtà è la tecnica del Napoli, che ho già visto anche, secondo me l'Inter l'aveva anche fatta, che è una cosa che... Perché ha avuto dei rigori l'Inter quest'anno, ha avuto dei rigori, non mi... Vabbè, si scherza, non voglio dire queste cose nostre. È stata geniale, però, cioè, rischia di essere un po'... È quella roba per cui dici, ma perché uno non ci ha pensato prima? Tu partendo... Il coccodrillo? Bravissimo, stavo arrivando lì, è una roba tipo il coccodrillo, cioè la rincorsa, prendere la rincorsa 10 metri più indietro significa che tu parti dietro, ma parti prima e parti più lanciato, e infatti Raspadori è andato sul pallone coordinato e smontando la porta. Direi che chiaramente il calcio è quasi darwiniano da questi punti di vista, cioè nel momento in cui si crea una regola che chiaramente in un primo momento sembra limitare, no, i movimenti, e poi dopo alla fine si creano le situazioni per girarci attorno, no? E quindi ad esempio non si segnano più gol su punizione perché c'è il coccodrillo. Adesso il modo per essere efficaci sulle ribattute senza farlo ripetere si è trovato. Magari adesso anche i portieri troveranno un modo per, non so quale, per riuscire a stare sulla linea di porta e senza indispettire l'arbitro e riuscire a essere ancora più reattivi. Detto che poi, nello specifico, Szczęsny ha dimostrato una volta di più di essere, secondo me, un portiere sottovalutatissimo. Allora, Cataldo, io ti chiederei questo. Intanto qualcuno ti chiede se confermeresti Pioli, ricordiamolo, Cataldo, grande anti-juventino, pessimo anti-juventino e grande milanista. Con noi ci sono Romeo Agresti, c'è Federico Casotti di DAZN, Giuseppe Falci, che si occupa più di politica sul Corriere della Sera, e Francesca Mascolo. Allora, Cataldo, intanto Pioli, che faresti? Sì, no, io intanto penso alla tecnica del Napoli. Sul rigore, io immagino che ci saranno contromisure e allenamenti specifici, per cui assisteremo a ulteriori tonnare e a ulteriori VAR e cose del genere. Diventerà molto complicato, perché poi si troverà il modo di controbattere, non lo so, fare dei blocchi oppure vedere proprio una specie di tonnara in area di rigore sulla ribattuta, comunque vedremo. Pioli, se devo confermarlo? No, dai, io ho capito già, no. Sono molto... dico quello che ha detto Gerry Cardinale, aspettiamo di vedere la stagione. L'aria non mi sembra molto orientata alla riconferma, almeno lo interpreto così le parole di Cardinale, che poi sono... è l'unico vero pensiero che conta. L'aria non mi sembra quella. L'altra sera ho guardato il Genoa e vi dico, ragazzi, un pensierino su Girardino lo farei. Girardino sembra bravo. No, è bravo, il Genoa gioca bene, non avendo grandi giocatori. Federico, Romeo, vi sembra buono Girardino anche per una grande? Vi sembra già pronto oppure lo testereste ancora, Federico e poi Romeo? Ma... secondo me è ancora... Allora, detto che la storia di Dionisi di quest'anno insegna che gli allenatori non devono perdere un mese in più in una squadra dove hanno dato il massimo. Questo varrà, secondo me, per Thiago Motta, varrà per Palladino alla fine di questa stagione. Potrebbe anche valere per Gilardino, che però rispetto a Thiago Motta e in parte, secondo me, anche rispetto a Palladino, quest'anno... ha fatto bene, ma poi l'obiettivo del Genoa si è un po' fermato, cioè la stagione del Genoa adesso si è un po' fermata, nel senso che ormai ha fatto abbastanza punti per non essere più coinvolto nella zona della retrocessione, e non è più in grado però di attaccarsi al treno dell'Europa. Io mi aspettavo, devo dire, mi ha piacevolmente sorpreso Gilardino, quest'anno, perché obiettivamente non, insomma, anche della generazione di quelli del 2006 insomma è accompagnata da scetticismo visti i precedenti. Secondo me però per la Juventus ancora non è pronto, cosa che invece secondo me invece Thiago Motta sì, e forse secondo me neanche Palladino. Romeo, ti piace Gilardino?
Sì, molto, perché è pragmatico. Credo che poi il grande lavoro lo abbia fatto soprattutto nella passata stagione, quando lo hanno chiamato in prima squadra il Genoa e lo ha portato in A, nonostante avesse un ritardo cospicuo, ma ha fatto veramente un bel lavoro. E però credo che sarebbe giusto fargli fare un'altra stagione a Genova, proprio per la consacrazione definitiva, quella un po' in stile Thiago Motta, però tutto Gilardino. Poi ho parlato anche un po' con dei direttori che sono lì, che erano alla Juve, no? Stesso Marco Ottolini, un direttore che ha puntato tanto su Gilardino ed è stato ripagato a fior di prestazioni, quindi uno che sa gestire molto bene il gruppo, sa lavorare con i giovani, non si fossilizza sulle sue idee, perché è uno che ama allenare il gruppo e non le sue idee, e questo è il distinguo da fare di questi tecnici molto giovani che certe volte si specchiano un po' troppo. Però sono d'accordo con l'avvocato, veramente buonissimo allenatore Giardino. Allora, intanto no, di Inzaghi lo dissi già dopo l'Allegri 1, quando qua mi sbertucciavate che Inzaghi fosse un altro di questi, che aveva fatto gavetta, che non fosse uno legato solo a un modulo e tutto il resto.